iOS 15.6 è finalmente disponibile per tutti e porta con sé piccole ma graditissime novità. Ve le racconto tutte subito dopo la sigla. Prima di incominciare con il video, ti ricordo e ti chiedo cortesemente di iscriverti al canale, attivando perché no anche la campanellina per non perderti i prossimi video. Non ti costa nulla, è gratuito, ma mi permette di investire e di continuare a credere in questa realtà. Davvero, grazie mille. Credo che il miglior modo per iniziare a raccontarvi iOS 15.6 sia proprio partendo dal bug più comune e fastidioso per moltissimi utenti. La notifica dello spazio pieno. Frequentemente, infatti, iOS avvisava gli utenti di avere terminato lo spazio sui propri dispositivi, anche quando di fatto erano ancora disponibili svariati gigabyte liberi. Stando al changelog ufficiale, la nuova versione 15.6 dovrebbe avere risolto anche questa problematica, e sono certo che molti di voi apprezzeranno senz'altro. Safari conquista una nuova funzione secondaria, ma molto interessante. Scopriamolo insieme. All'interno delle impostazioni trovate la sezione relativa a Safari. Da qui scorrete verso il basso, fino a trovare la voce Cancella dati, siti web e cronologia. Confermando l'azione, ecco che verrà proposta una nuova finestra di dialogo, che vi domanderà se mantenere i pannelli aperti oppure se chiuderli definitivamente. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Non trovate? Tuttavia, questa non è l'unica novità ad interessare il browser Made in Cupertino. Spostandovi tra i vari tab aperti, era possibile che Safari vi proponesse la pagina precedente all'ultima consultata. Questo bug è stato risolto con la nuova versione 15.6. E seppur non abbia mai riscontrato questo malfunzionamento, è piacevole sapere sia stato eliminato. Chiunque utilizzi il linguaggio Braille su iPhone potrebbe avere incontrato nel corso del tempo dei malfunzionamenti o dei crash indesiderati all'interno dell'app Mail, e questo a causa di un bug presente nelle precedenti iterazioni di iOS. Fortunatamente la nuova versione 15.6 pone rimedio anche a questo problema, rendendo più affidabile l'esperienza utente. È possibile che molti utenti fedeli a Spotify abbiano col tempo disinstallato l'app musica, vuoi anche per un mancato utilizzo. Tuttavia, per un motivo o per l'altro, nel riscaricare nuovamente il servizio Made in Apple, l'app musica veniva forzatamente reinserita all'interno della dock, andando di fatto a sostituire il vostro servizio di streaming musicale. Inutile dire che iOS 15.6 ponga rimedio anche a questa problematica, non modificando più alcunché all'interno dei vostri iPhone. L'app musica la troverete soltanto nell'app library o eventualmente, perché no, all'interno della home page, ma state certi che la vostra dock rimarrà al sicuro. Una novità minore, ma non per questo meno importante, interessa anche l'app casa. Infatti, qualora uno sconosciuto vi inviti ad accedere e a condividere la sua casa, ecco che potrete contrassegnare l'invito come spam, oltre eventualmente ad ignorarlo o a cancellarlo. Mi rendo conto sia una casistica decisamente molto rara, ma credo che questa funzione, questa aggiunta, sia proprio figlia di alcune segnalazioni passate, quindi non bisogna mai dare nulla per scontato. Ci avviciniamo alle conclusioni, ma prima di salutarci è giusto raccontarvi la risoluzione di una problematica relativa al mondo iPad. Scopriamo quale. Infatti, i possessori di iPad mini di sesta generazione potrebbero aver incontrato dei malfunzionamenti durante la ricarica, vista la difficoltà nel riconoscere il caricatore. Nonostante non sia ufficialmente riportato all'interno del changelog, iPadOS 15.6 dovrebbe aver posto rimedio anche a questa problematica, rendendo molto più sicura e molto più affidabile l'esperienza utente. Ma amiche ed amici miei, anche questo video è giunto al termine. Io spero di cuore che vi sia piaciuto e spero soprattutto di aver condensato tutte le informazioni principali e tutte le novità più evidenti di iOS 15.6. Sicuramente ci saranno dei miglioramenti anche nel dietro le quinte, perdonate il francese, quindi con molti miglioramenti e molte patch a livello di sicurezza e magari, perché no, anche nuove versioni, nuovi firmware per i modem dei vostri iPhone. D'altro canto, come sempre, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e di unirvi anche al mio canale di Telegram. Trovate il link qua sotto in descrizione. Condivido gli sfondi, questi video, tante cose belle.
pelle, gli spoiler e molto altro, quindi per cui vi aspetto anche di là. Noi come sempre ci diamo appuntamento nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con nuovi contenuti pazzeschi. Stay tuned e alla prossima. Ciao!